siamo qui per parlare di tuo, del tuo adorato Totò Savio. Sì. E siamo entrati con Gloria, perché? Perché Gloria è una delle canzoni scritte da Bigazzi, oggi, esattamente 10 anni fa, ci lasciava questo importantissimo talento della musica italiana, che ha collaborato anche con Totò. Come no, erano amici di proprio... amici. Cuore matto, lo scrisse lui. Lo scrisse Totò. Totò. Sì. Non Bigazzi. Non Bigazzi. Lo scrisse Totò. No, lo so, appunto. Totò. Sì. E cosa significa per te questa canzone? Se riesci ad ascoltarmi, perché non vedendo il labiale è sempre un po' complicato. Sì, ti sento lo stesso, ti vedo. Complimenti per il nome Serena, che è il più bel nome che possa esistere. Brava, allora complimenti ai miei genitori, non a certamente, me. Certamente. Dunque, significa che noi avevamo litigato, perché abbiamo avuto una storia splendida, però come tutti quanti ci capita di litigare, e come io sono dovuto andare in Francia perché era deceduto mio papà, lui durante questa mia assenza ha scritto Cuore matto, e quando sono tornata me l'ha fatta sentire, e lui suonava il pianoforte, io ero dietro di lui e ho visto le sue spalle molto più larghe del solito, nel senso che ho detto è diventato un uomo. Perché, cioè? Perché ci siamo conosciuti che eravamo adolescenti e poi dopo, insomma, l'uomo... E, cioè, perché lo hai trovato diventato uomo dopo Cuore matto e dopo la vostra lite? No, non era. Io sono andata in Francia perché mio papà era deceduto. Ah, okay. No. Dopo la vostra separazione? Sì, okay. Sì. No, non ci siamo separati mai. Ah! Mai. Anzi, Totò è il primo uomo che abbia conosciuto, è l'unico che ho avuto. Io sono stata anche incosciente, però ho avuto fortuna di capitare su una persona per bene che mi ha voluto. Quanto tempo siete stati insieme in tutto? 45 anni, credo. E tu puoi dire, in senso reale, è stato l'unico uomo della mia vita. Sì, assolutamente sì. Sembra, non voglio fare la santarellina, ma è la verità. Perché io avevo un papà molto duro, ufficiale superiore, insomma, era durissimo, e intransigente, insomma. Una mamma stupenda, solare, ma papà era molto duro. E dunque per lui cantare non se ne parlava, eccetera. E per la prima volta in vita mia, perché sono stata molto male, curata da un medico che era un amico di famiglia, e che mi disse: per le vacanze dove vai? Io, come non andavo d'accordo con papà, ho detto: guarda, io sto a Parigi, sto a certo. casa. E lui ha detto: no, tu devi andare al mare, assolutamente ne hai bisogno. E ha detto: io ho affittato insieme ad amici che conoscevo benissimo una casa, una villa sulla Costa Azzurra, io chiedo a tuo padre se ti dà il permesso di venire con noi. Io sapevo che lui non avrebbe accettato, invece ha accettato. Senti, Cuore matto, ora l'ascoltiamo cantata da Little Tony e poi ci spieghi a chi era dedicato il Cuore matto. Eri tu? A me. Un giorno gli ho detto: ma quale canzone mi hai dedicato? E lui mi ha risposto: tutte. Amore, Cuore matto. Favorito tra i giovani d'Italia e molto probabilmente noto anche agli ascoltatori inglesi è Little Tony. Si tratta di un ragazzo italianissimo, ma che comunque, poiché ha mosso i suoi primi passi in Inghilterra, ha assunto questo nome. La canzone si intitola Cuore matto, gli autori Ambrosino Savio. Il cuore matto, matto da legare, che crede ancora che tu pensi a me. Non è convinto che sei andata via, che m'hai lasciato e non ritornerai. E perché il cuore matto? Il cuore matto era il tuo? Perché non lo so. Se l'è inventato un po' lui così, insomma.
Lui scriveva, come tutti i musicisti, penso, in solitudine. Però io sentivo e mi faceva sempre sentire tutto quello che mi chiedeva, il mio avviso, ogni tanto dicevo questo no, questo sì, insomma collaboravamo. Un amore super romantico nato sulla Costa Azzurra, tu sai tutto di loro due, Memo? Io so tutto, ero amico di Totò Sanna. Quasi, quasi Memo, non tutto. E tra le altre canzoni composte c'è anche una canzone veramente iconica che è Maledetta Primavera. Sì. Non è la sola, no. Di Loretta Goggi, ora le riascoltiamo. Sì. E poi preparati perché Loretta avrà qualcosa da dirti. Davvero? Sì, ma lo mi vediamo, fa piacere. La vediamo dopo la pubblicità. Che benissimo. Cosa ha unito un napoletano e una francese, sì. Oltre che la Costa Azzurra, che è il luogo dove vi siete incontrati sì, sì. Poco più che adolescenti? Sì. E dunque, non ho capito che... Cosa vi ha unito? Lo so. Ci ha unito... noi avevamo tre passioni. Non è colpa tua, sono io che sì, con la mascherina, purtroppo non leggendo il labiale. Non sono sorda ancora. No, lei sta benissimo, lo dico, perché mi dispiace per... Senti, dunque, noi avevamo tre passioni. La prima la nostra, la seconda la musica e la terza il mare. Totò era anche un grande marinaio. Io sono anche comandante. Ah sì? E chi comandava in barca, tu o lui? No, tutti e due. No. Ma chi in barca? Uno? Andavate in barca insieme? Sì, certo. Ma in barca c'è un comandante? Sì, beh, era lui, ovviamente. Ah, però ovviamente? Io facevo le manovre nei porti, tutto mi... Facevi finta di far comandare lui? No, lui era un uomo... Che poi era anche autodidatta, no? Aveva assolutamente, imparato la musica da lui... solo, essendo stato un produttore, un arrangiatore, un musicista... Direttore d'orchestra. Lui era l'unico in Italia a essere autore, compositore, arrangiatore, direttore d'orchestra, chitarrista straordinario, una voce splendida. E quel disco d'oro? E quel disco d'oro di Maledetta Primavera, perché... Ah, fammelo vedere, dai. Tieni. Facciamolo vedere. Eccolo qui. Anzi, di platino. È di platino? È di platino. Quindi quante copie vendute? Nel mondo un 50 milioni, non te lo so dire. Oh, Gesù! Sono si andati... veda il disco di platino di Maledetta Primavera. Del quarantennale, tra l'altro. Esiste, sì. Esiste canzone più iconica? Credibile. Quale canzone di queste? Maledetta Primavera, Cuore Matto... In Russia le conoscevate? No, i russi amano canzoni italiane, sì, sì, sicuramente. Sì. Ma io sono stata in Cina, ero in un ristorante con degli amici, tra parentesi, prego, e in questo albergo c'erano delle ragazze cinesi vestite all'antica e con degli strumenti loro antichi che suonavano, suonato Maledetta Cina. Primavera in Cina, a Shanghai. Pubblicità e poi ascoltiamo quelle che ha scritto per Massimo Ranieri, perché ce ne certo. Sono, dimmene una. Se bruciasse la città. No, non so se vi rendete conto. Vai, pubblicità. Bellissima. È
eccoci qua di nuovo. Stavamo giusto appunto dicendo che solo per i 40 anni di Maledetta primavera, che sono stati l'anno scorso, sì, se non sbaglio. Sì. No, quest'anno. Il 2021. Quest'anno. 21. Ah, sì, siamo già nel 22. Purtroppo siamo già nel 22, il tempo corre. E appunto ha venduto, ha conquistato il disco di platino perché ha venduto 70.000 copie. Però normalmente ne ha venduto un 30 certo, milioni, questo insomma. Solo l'anno scorso dopo 40 anni, sì, quale sì, altra certo. canzone? Ecco. Poi tu e Totò cantavate insieme, vi chiamavate sì. i San Francisco. I San Francisco, sì, siamo stati prima il parete, tra parentesi, ma con Da Lunedì, una canzone bellissima. E purtroppo questo nostro duo, che ha avuto un successo immediato, che Totò lo chiamavano il re Mida, qualsiasi cosa faceva andava subito a il parete. E però Totò dopo ha avuto il cancro, alla gola gli hanno fatto un'operazione, una ora ne parliamo. Sì, sì. E dunque, voglio dire, purtroppo il nostro duo è finito presto, purtroppo. Però io insieme a lui ho fatto, Totò insomma ha avuto una carriera brillantissima, era autodidatta. Cos'è stato per lui, diciamo, aveva perso la voce o comunque parlava stento? Parlava con una voce flebile così. Cos'è stato per un uomo che aveva dedicato tutto alla musica? E alla voce, aveva una voce splendida. Lui mi disse, prima di essere operato, mi disse se io perdo la voce mi prendo la pistola e mi sparo. Al che gli ho detto, guarda, anche senza gambe e senza braccia io ti sarò sempre vicino, dunque non ci pensare proprio. Dunque è stato un trauma lungo. E come hai aiutato a superarlo? Standogli vicino, con una grande pazienza e tanto amore, perché lui è stato un uomo, lui era un uomo gentile. Si vede dalla faccia, guarda, anche solo guardarlo, questo bel sorriso aperto. Sì, sì. Era gentile, era umile. Allegro, spiritoso, ha fatto gli squallo, voglio dire. Ecco, se sappiamo, apro e chiudo parentesi, è stato con Bigazzi, giusto appunto, che abbiamo ricordato nel decennale della scomparsa, uno dei fondatori degli squallo. Sì. No, Totò ha fondato gli squallo. Lui faceva la musica, gli arrangiamenti, dirigeva l'orchestra, cantava tutto lui le canzoni e Alfredo Ceruti parlava e Totò correggeva tutto. Lo ascoltiamo Massimo Ranieri? Ma senza. Cosa volete? Se bruciasse la città. Vai, ce ne sono anche altre due. Vent'anni erba di casa mia. Casa mia. Chissà quante altre. Ma chi l'ha detto? Ma perché? Non devo più pensare a te. Nessuno sa chi sono io. Ma il primo bacio è stato mio. Impazzisco senza te. E ogni notte ti vedo accanto a me. Cosa avevano in comune Totò e Massimo, oltre diciamo la provenienza geografica? Sono napoletani. E poi allora eravamo ragazzi, abbiamo passato degli anni insieme favolosi, si scherzava, si giocava a calcio. Tipo una cosa buffa che avete fatto insieme? Mamma mia, talmente tante, non saprei che dire. Si giocava a pallone la sera, ma sì. Tardi, no? E la gente ci buttava i secchi d'acqua in testa per dire... Ma anche tu giocavi a pallone? No, io li guardavo, però prendeva l'acqua anch'io. Senti, Massimo farà Sanremo come concorrente. Auguri Massimo, auguri, auguri. Che cosa gli vuoi dire? Che li voglio sempre bene, che è sempre presente, che mi dispiace che non ci vediamo,
Cerchiamo di incontrarci. Ecco, perché anche lui, in occasione del premio Toto Savio del 10 dicembre, ti ha mandato questo bel discorso, sì, e so che tu ci tieni a divulgarlo, sì, perché è bellissimo l'affetto. E ringrazio ancora tra Massimo. Tuo marito e Massimo, vai. Sì. Grazie di avermi dato la possibilità di parlare del mio fraterno amico Totò. Cosa dire di Totò? Si è detto tanto. Un grande musicista, grande arrangiatore, grande compositore, grande chitarrista, ma soprattutto un piccolo ma grande, grande uomo. Grazie per tutto quello che ha fatto e le canzoni che mi hanno reso popolare, quelle quattro meravigliose canzoni e anche altre che sono state meno fortunate di queste quattro, che sono Rose Rosse, che sono Erba di casa mia, che Vent'anni se bruciasse la città. Grande, meraviglioso Totò, ti amo, ti ho sempre amato, grazie per quello che mi hai lasciato, cioè la leggerezza e la simpatia e il tuo essere napoletano, meraviglioso. Sei sempre nel mio e nei nostri cuori, e sempre lo sarai. Grazie Massimo, ti ringrazio ancora per questo bellissimo messaggio. Totò ci hai raccontato appunto di questo brutto tumore che gli tolse la voce. È come, non so, io penso Beethoven divenne sordo, un cantante non può diventare, sai, non può perdere la voce. Lui era talmente un artista poliedrico che probabilmente si è indirizzato anche alla musica, alla composizione, alla direzione, dirigeva l'orchestra della Rai per più di 20 anni. E poi si occupava di me, perché come il nostro duo non esisteva più, purtroppo. Io ho fatto teatro e lui mi accompagnava, si occupava del suono, cioè, insomma, mi stava vicino. E Totò ti ha lasciato nel 2004 dopo una malattia che è durata 15 anni, pensate... 15 anni, dall'89... Pensate, per colpa di una trasfusione di sangue infetto del virus dell'epatite C, lui ha sviluppato la cirrosi epatica. Quattro cancri, uno alla gola, un altro al fegato, al polmone e alle ossa. E ha combattuto, lui che era così gentile, sai, la gentilezza spesso viene cambiata per debolezza. Invece è assolutamente falso che lui aveva una forza interiore incredibile. Ha combattuto come un leone, abbiamo combattuto questo calvario e lui ha sopportato l'insopportabile. E aveva sempre questo sorriso. Lui aveva due nomi, due soprannomi. Uno era il sorriso, che aveva questo sorriso, l'eterno sorriso sul viso, e l'altro il francesino, perché mi ha sposato. E Totò era un artista. Sai che vuol dire essere un artista? C'è tanta gente, tanti interpreti bravissimi che cantano benissimo. Certo. Però l'artista ti comunica qualche cosa. E tu infatti in questi anni continui con grande dedizione, con grande impegno, con grande gioia per tutti noi a portare avanti la memoria di Totò. Sì. L'ultima cosa che vi siete detti prima che lui morisse? Allora, gli ultimi giorni Totò non parlava più. E non me lo ricordo perché non parlava più, era stanco, rantolava, insomma è stata una cosa estremamente penosa. Posso dirti che quando se n'è andato c'era il medico vicino a me, io è stato più forte di me, io gli ho fatto, era sul letto, gli ho fatto il massaggio così, urlavo vivi, vivi, vivi. E è uscito un respiro fortissimo da parte sua, così. E il dottore che era dietro di me mi ha stretto la spalla e mi ha detto no signore, non faccia così, gli fa male, gli fa del male. E pensa quanto è stato importante per lui averti sempre fino all'ultimo istante. Sempre. È morto nelle mie braccia. E questo credo che poi per chiunque abbia perso una persona cara, perché capita a tutti, è sempre la cosa più consolatoria. Però voglio dirti Serena, che io non mi sento vedova, perché ma per me è sempre vivo. Brava! È qui e lo sarà sempre, finché avrò un filo di vita. Ascolti la sua voce? Sì. Le canzoni? Come? Ascolti le sue canzoni Come spesso? Come no?
Come no? E ce ne fai ascoltare una al piano? Sì. Ci ricreiamo quella magia, vieni con da me. Te ne voglio dedicare una. Tu fai quello che vuoi. Abbiamo un po' di minuti di tempo, poi c'è sempre Loretta Goggi per te, eh? Sì. Quindi quella bene. Non ce la dimentichiamo. Perché raccontare Jacqueline e Totò, adesso abbiamo raccontato anche la storia di un bellissimo amore. È vero. E grazie, quando c'è Serena. L'arte, c'è l'amore, sì. L'emozione è sempre abbiamo unica. Vissuto degli anni splendidi insieme. Senti, ma voglio sentire pure Maledetta Primavera, però, sì. Dai. Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche, voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, l'a juré pour la vie. Et dès que je l'aperçois, alors je sens en moi mon cœur qui bat. La 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 la. Un ricordo di Totò Savio? Ne ho tantissimi. È stato il primo a credere in me come cantante e a lui devo i miei più grandi successi, fra i quali Maledetta Primavera, che ha fatto davvero il giro del mondo, a lui e Paolo Americo Cassella, che ne ha scritto il testo. Ho tanti ricordi di Totò. Un uomo gentile, un artista, suonava la chitarra in maniera meravigliosa e era molto divertente come persona. E un episodio che ricorderò sempre riguardava sua moglie. Eravamo all'estero, credo in Germania, a promuovere appunto Maledetta Primavera e io la sera, prima di andare a dormire, gli dissi: oh, mi raccomando, guarda che io faccio la spia a Jacqueline, a tua moglie, se fai qualcosa. E lui ha detto: e che? Come la tradisca Jacqueline? Mi ci vorrebbe una Bluebell. Ora, per il pubblico giovane, Bluebell non vuol dire quasi nulla, ma era un corpo di ballo di bellissime donne che avevano grandissimo successo in Italia fra gli anni 60 e 70 e in tutto il mondo. Ciao Totò e grazie ancora. Dai. Che fretta c'era! Maledetta facciamo, primavera! Facciamo un pezzettino di questa. Vai, Nemo. Vai. Voglia di stringersi e poi vino bianco, fiori, vecchie canzoni. E si rideva di noi, che imbroglio era, maledetta primavera. Se per errore chiudo gli occhi e penso a te, se per innamorarmi ancora, primavera, che fretta c'era, se fa male solo a me. Ciao Loretta! Evviva, evviva, siamo per collegarci con Antonella Clerici, con Clementino, con tutta The Voice Senior. Ricordiamo la Fondazione Totò Savio, sì, in onore di un grande artista. Che Totò ha voluto, che ho voluto fare dedicando a Totò per continuare a aiutare la musica, i giovani musicisti, bravissimo, e interpreti
con borse di studio, e questi ragazzi poi vanno al CET di Mogol per imparare, per studiare. Bello. Ti ringrazio infinitamente. Grazie, buon vento. Serena, grazie per essere stata con noi e per aver aperto questa puntata.